Ragazzi, di nuovo insieme, io sto ricominciando a fare lezioni su richiesta. Andate a questo modulo che compare nella mia pagina video lezioni del mio sito, dove potete chiedere tutto quello che volete. Quindi vado a rispondere oggi a Ivan, bel nome tra l'altro, che dice: "So che lo studio degli arpeggi su tutta tastiera e in tutte le tonalità è fondamentale per noi bassisti, come lo è la conoscenza degli accordi per un chitarrista." Ecco, ma mi ha tolto le parole proprio di bocca. Ho detto tutto te, Ivan. Potresti dare le dritte su come studiarli? Grazie. Allora, innanzitutto rinnovo l'invito a dare un occhio al mio sito, dove appunto potete trovare questo modulo e tante altre cose. Tra l'altro, chi ha partecipato lo scorso, partecipato sempre, lo scorso anno, diciamo anno, io intendo settembre-giugno, chi ha partecipato alle mie riunioni online, ecco, per me è stato una bellissima esperienza che ripeterei volentieri, o anche organizzare qualcosa di simile dove anche voi potete interagire con la vostra webcam. Scrivetemi tutto, casomai riprendiamo in mano il discorso forum, community. Qui chiedo ancora una volta aiuto dei miei collaboratori di fiducia, senza fare nomi. Detto questo, vado a rispondere, anche se nella domanda c'è già gran parte della risposta, perché, come ha detto il nostro amico Ivan, per noi lo studio degli arpeggi, e per arpeggio si intende praticamente suonare gli accordi una nota per volta, ovvero prendiamo un re settimo. Questo è un accordo, questo è relativo arpeggio, semplicemente. Quindi per arpeggio si intende questo. Immaginiamoci appunto un chitarrista o un pianista che non conoscono perfettamente ogni tipo di accordo, ogni voicing, rivolti, come farebbe a suonare in qualsiasi genere e contesto musicale? Sarebbe un macello. Ad esempio, quando nel jazz si sente o si vede scritto che ci sono 8 battute di re settima, ma si sente piano che fa 3000 voicing, perché conosce perfettamente il suo strumento, di conseguenza tutti quelli che possono essere i rivolti, altrimenti starebbe sempre lì a fare re settima a continuazione. Tornando a noi, quindi il nostro ruolo principale è quello di far sentire una nota per volta, tranne ovviamente eccezioni dove suoniamo che noi gli accordi. Io purtroppo sono uno di quelli, ma il nostro ruolo fondamentale è far sentire la fondamentale, ma anche tutte le altre note dei relativi rispettivi accordi. Quindi studiarli è non fondamentale di più, e studiarli con criterio e su tutta la tastiera, ve ne renderete conto poi in fase di improvvisazione, in fase di composizione, in qualsiasi altra fase della vostra vita da musicisti, perché è come avere un controllo totale del basso, nel caso di noi bassisti, della tastiera, che invece se io mi limito a studiare in una porzione di manico o di tastiera, oppure in una posizione, in una diteggiatura sola, solo in alcune tonalità, e lì non avrò mai questa libertà, questa, diciamo, inquadratura della tastiera, come appunto hanno i pianisti, i chitarristi. Allora, vi do due dritte oggi, cercando di fare entrare tutto in una lezione sola, che sono: la prima, quella di prendere ogni tipo di accordo. Quindi, ad esempio, io mi segno, ok, studio, che ne so, dico a caso, una settimana accordi
maggiori set, ma lasciamo perdere Triadi, ne ho già parlato abbondantemente, riguardatevi casomai tutto il materiale dedicato alle Triadi. Parliamo di accordi di quadriadi, quindi con la settima. Che ne so, 10 giorni mi faccio gli accordi con la settima maggiore, poi 10 giorni o 20 o 30 o 6 mesi minori settima, poi gli accordi di settima dominante, poi semi diminuiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente non in una sola tonalità, ma posso fare anche lì una sottotabella con scritto 3 giorni re minore, 3 giorni fa minore, nell'ordine che volete voi. Basta farlo in tutte le tonalità, questo è fondamentale. Poi, una volta deciso, ok, oggi lavoro su l'accordo di re maggiore settima. Questo è il mio approccio, non è detto che sia giusto o che sia buono, però è quello che faccio io da una vita. Quindi, ok, mi metto lì, come ne ho parlato soprattutto nel mio corso di armonia applicata, che trovate sempre sul mio sito, sia in versione PDF che cartacea, con una trentina di video annessi. Lì ne ho parlato allo sfinimento, ogni tipo di arpeggio, accordo, triade. Io me lo studio in almeno 2/3 posizioni e diteggiature. Nel caso di re, la prima che mi viene in mente, quella che probabilmente uso io di più, è quella che io chiamo diteggiatura del primo dito, perché parto con l'indice. Quindi indice, mignolo, medio, indice, col medio prendo l'ottava. Posso prendere anche qui. Poi ho la possibilità della diteggiatura del secondo dito, quindi partendo col medio. Forse la più usata in generale. Quindi medio, secondo dito, primo dito, quarto dito, terzo dito, quarto dito. Scrivo tutto come sempre, oppure partendo dal mignolo, forse è quella che io uso meno. Una volta che mi sono studiato perfettamente queste due, tre diteggiature, posso mischiarle. Ad esempio, salgo con quella del medio. Quando arrivo all'ottava, uscendo con quella del primo dito, o addirittura quella del quarto. Altra cosa, mettere un tappeto a una velocità X e suonare tutte le note in ordine o in un ordine preciso, quindi dico ora faccio terza, settima, tonica, quinta, oppure a piacere, cioè. Eccetera, e mi vado a lavorare su tutta la tastiera. Altro esempio di studio con criterio è quello di creare una semplice, semplicissima linea di basso, utilizzando ovviamente le note dell'accordo che abbiamo deciso di studiare, quindi rimaniamo il re major 7. Me la cerco di cantarmela in testa, sento come suonano le varie note. Questo potrebbe essere un inizio. Poi
mi ricordo cosa ho fatto. Una volta che ho fatto una linea di basso, del cavo, così, vado a farla con un'altra diteggiatura, quindi potrebbe essere questo. Eccetera, eccetera. Quindi invece di farla così, vado a farla con la diteggiatura del primo dito. Questa è un'altra idea. Questo si può fare con tutti i tipi di accordo, quindi che ne so, prendo un diminuito settima, invento una linea. La rifaccio in un altro, con un'altra diteggiatura. Eccetera, eccetera. Il mio esercizio preferito in assoluto, poi, è quello una volta che abbiamo studiato, e qui lo so che arriva la noia, arriva la ripetitività degli esercizi, ma ci passano tutti, ci passiamo tutti e non si finisce mai, non è mai abbastanza lo studio di questi elementi armonici, ma anche tecnici, perché noi stiamo pensando a arpeggi, a note, eccetera, ma comunque siamo lì che suoniamo, quindi anche esercizio tecnico. Dicevo, il mio esercizio preferito per studiare gli arpeggi è quello di crearmi una sequenza armonica, quindi dove inserisco, in questo caso abbiamo parlato di quadriadi, quindi quadriadi di tipo diverso, minori di settima, maggiori di settima, semidiminuiti, eccetera, che possono essere 8, 16, quello che vi pare, battute, e io mi seguo le mie sigle di accordi e inizio, dico, ora studio tonica, terza, quinta, settima, quindi l'accordo, l'arpeggio nella sua forma, diciamo, standard, diciamo così. Poi faccio terza, quinta, settima, tonica, che serve il primo rivolto, oppure inizio con i voicing, che ho già detto cosa sono mille volte, quindi posso fare quinta, tonica, terza, settima, eccetera, eccetera. Allora, prendiamo una sequenza semplice di accordi, che poi vedrete scritta, comunque segnatevela, che io creo sempre con Arial Pro, che secondo me è la migliore applicazione per questi tipi di esercizi possibile. Allora, Re minore settima, una battuta, una di Sol settima e Do major 7, due battute, poi Do minore settima, Fa settima, una battuta e Si bemolle major 7. L'ultima battuta, Mi semidiminuito, due quarti di La settima che mi rimandano sul Re minore. Proviamo, metto la base, molto lenta, 75 bpm, e faccio tonica, terza, quinta, settima.
Questo è un esempio. Allora io davanti ho, una... vi giro la telecamera, ho la lista, cioè la lista, la progressione armonica e cerco di anticipare l'accordo successivo, cioè nella mente penso già a dove devo andare dopo, altrimenti se ci arrivate in tempo reale, finché suoniamo magari tonica sul primo movimento è abbastanza facile. Quando poi ora... Facciamo un esempio, terza, quinta, settima tonica, cioè primo rivolto. Se non penso subito a dove devo andare sul battere, diciamo, sul primo movimento dell'accordo successivo, diventa già più difficile. Proviamo, quindi stessi accordi, però parto dalla terza, quinta, settima tonica. 3, 4. Adesso ho fatto appunto terza, quinta, settima tonica. Una volta che ho sperimentato, ho lavorato, posso anche togliere la tonica del tutto. Suonerà strano, è vero, ma quando poi vado a ricomporre tutti i tasselli, mi metto la mia base, sempre con le sigle davanti, e inizio a mischiare tutto quello che ho detto. Quindi una volta magari prendo una terza, una volta una quinta sul primo movimento. Proviamo. Three, four. Poi si può variare ritmica, variare velocità, variare tutto. Comunque, questo è il mio, diciamo, uno dei miei, delle mie routine di studio degli arpeggi, degli accordi. Ovviamente, ragazzi, in una lezione farvi vedere tutto quello che faccio io per memorizzare. L'obiettivo è avere più coscienza possibile di dove stanno tutte le note, senza pensare a box, come li chiamano i chitarristi, senza pensare alla geometria, ma dovete avere una mappa mentale, di dove sono tutti gli intervalli di ogni accordo. Questo è l'obiettivo. Quindi una libertà pazzesca. Se mi dicono, ok, fammi vedere re bemolle minore settima su tutta la tastiera, mi cambia poco rispetto a un do maggiore. Re bemolle. Ok, parto. Eccetera, eccetera.
fa diesis settima. Eccetera, eccetera. Non per farvi vedere che io sono bravo, no, assolutamente. È per farvi vedere che con la pratica, con la voglia di fare, si può arrivare anche per uno duro come Lepine, come sono io, avere una certa libertà una certa conoscenza del proprio strumento. Quindi se ci arrivo io, ne ho ancora a studiare, possono tutti, e questo è un vantaggio che poi col tempo capirete meglio. La vitale importanza dello studio, appunto, di tutto quello che facciamo su tutta la tastiera, ma possono essere arpeggi, possono essere scale, eccetera, eccetera. Ragazzi, allora, anche per oggi è tutto. Mi ero rivolto a Ivan, ma mi rivolgo a tutti voi. Spero di aver accontentato un po' tutti. Ovviamente, se ci sono ancora dubbi, richieste, critiche, qualsiasi cosa, o sotto il video, o ancora meglio sul mio sito, relativa tabella lì, come si dice. E poi il rinnovo è fatevi sentire, facciamo questa. Riprendiamo un po' in mano questa community che era molto bella e organizziamo qualcosa di online. Ci vediamo al prossimo video.